Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. A Dio onnipotente e a voi sapendo che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gloria eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove le ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba, ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei subillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Siamo suo popolo, gregge che gli guida. Noi siamo suo popolo, gregge che gli guida. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Conoscete che solo il Signore è Dio, e
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete. Non li colpirà il sole, né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Alessandro Caserio. Eccomi. Calogero Amato. Eccomi. Giovanni Cristofaro. Eccomi. Aldo Donnelli. Eccomi. Giancarlo Maria Onorati. Eccomi. Simone Montori. Eccomi. Makoto Otta. Eccomi. Claudio Pianigiani. Eccomi. Giuseppe Vattimo. Eccomi. Tommaso Fontana. Eccomi. Goran Kühner. Eccomi. Giovanni Magioni. Eccomi. Matteo Mussi. Eccomi. Michele Reschini. Eccomi. Francesco Maria Sametti. Eccomi. Massimiliano Maria Spezia. Eccomi. Andrea Vignati. Eccomi. Joseph Johnny. Eccomi. John Larry Flores Painafo. Eccomi. Beatissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio, di Gesù Cristo, nostro Salvatore,
Noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. Fratelli e sorelle carissimi, questi nostri figli sono stati chiamati all'ordine del presbiterato. Ci farà bene a tutti riflettere attentamente a quale ministero saranno elevati nella Chiesa. Come voi ben sapete, il Signore Gesù è il solo sommo sacerdote del Nuovo Testamento. Ma in Lui anche tutto il popolo santo di Dio è stato costituito popolo sacerdotale. Non di meno, tra tutti i Suoi discepoli, il Signore volle sceglierne alcuni in particolare, perché esercitando pubblicamente nella Chiesa in Suo nome l'ufficio sacerdotale a favore di tutti gli uomini, continuassero la Sua personale missione di maestro, di sacerdote e di pastore. Come infatti per questo egli è stato inviato dal Padre, così egli inviò a sua volta nel mondo prima gli Apostoli e poi i Vescovi, i loro successori, ai quali infine furono dati come collaboratori i presbiteri, che ad essi uniti nel ministero sacerdotale sono chiamati al servizio del popolo di Dio. Dopo tanti anni di riflessione dei superiori, di coloro che li hanno accompagnato in questa strada, oggi sono presentati perché io conferisca l'ordine sacerdotale. Essi saranno configurati a Cristo, sommo ed eterno sacerdote, ossia saranno consacrati come veri sacerdoti del Nuovo Testamento. E a questo titolo, che li unisce nel sacerdozio al loro Vescovo, saranno predicatori del Vangelo, pastori del popolo di Dio, e presiederanno le azioni di culto, specialmente nella celebrazione del sacrificio del Signore, cioè nell'Eucaristia. Quanto a voi, fratelli e figli carissimi, che state per essere promossi all'ordine del presbiterato, considerate che esercitando il ministero della Sacra Dottrina sarete partecipi della missione di Cristo, unico Maestro. Questa non è un'associazione culturale, non è un sindacato, no. Voi sarete partecipe del ministero di Cristo. Dispensate a tutti quella parola di Dio che voi stessi avete ricevuto con gioia. E per questo leggete e meditate assiduamente la parola del Signore, perché per credere ciò che avete letto, insegnare ciò che avete appreso nella fede, vivere ciò che avete insegnato. Mai si può fare una omelia, una predicazione, senza tanta preghiera, con la Bibbia in mano. Non dimenticatevi di questo. Sia dunque nutrimento al popolo di Dio la vostra dottrina, che quando viene dal cuore, nata dalla preghiera, sarà tanto feconda. Sia gioia e sostegno ai fedeli di Cristo
il profumo della vostra vita, uomini di preghiera, uomini di sacrificio, perché con la parola e l'esempio edificate la casa di Dio, che è la Chiesa. E voi continuerete così l'opera santificatrice di Cristo. Mediante il vostro ministero, il sacrificio spirituale dei fedeli viene reso perfetto, perché congiunto al sacrificio di Cristo, che per le vostre mani, in nome di tutta la Chiesa, viene offerto in modo incruento sull'altare della celebrazione dei santi misteri. State attenti nella celebrazione dell'Eucaristia. Riconoscete dunque ciò che fate. Imitate ciò che celebrate, perché partecipando al mistero della morte e resurrezione del Signore, portiate la morte di Cristo nelle vostre membra e camminiate con Lui in novità di vita. Il Signore ha voluto salvarci gratuitamente. Lui stesso ci ha detto: date gratis quello che gratis avete ricevuto. La celebrazione dell'Eucaristia è il sommo della gratuità del Signore. Per favore, non sporcarla con interessi meschini. Con il battesimo aggregherete nuovi fedeli al popolo di Dio. Con il sacramento della penitenza rimetterete i peccati in nome di Dio, di Cristo, della Chiesa. E qui, per favore, vi chiedo di non stancarvi di essere misericordiosi. Misericordiosi. Come il Padre, come Gesù, è stato misericordioso con noi, con tutti noi. Con l'olio santo darete sollievo agli infermi. Perdete il tempo nel visitare gli ammalati, gli infermi. Celebrando i sacri riti e innalzando nella valle l'ora del giorno la preghiera di lode e di supplica, vi farete voce del popolo di Dio e dell'umanità intera. Consapevoli di essere santi, scelti fra gli uomini e costituiti in loro favore per attendere alle cose di Dio, esercitate in letizia e carità, con sincerità, l'opera sacerdotale di Cristo, unicamente intenti a piacere Dio e non a voi stessi. La gioia sacerdotale soltanto si trova su questa strada, cercando di piacere Dio che ci ha eletti. Infine, partecipando alla missione di Cristo, capo e pastore, in comunione filiale con il vostro Vescovo, impegnatevi a unire i fedeli in un'unica famiglia. Queste vicinanze proprie del sacerdote, vicino a Dio nella preghiera, vicino al Vescovo che è il vostro Padre, vicino al presbiterio, agli altri sacerdoti, come fratelli, senza spellare uno l'altro, e vicini al popolo di Dio. Abbiate sempre davanti agli occhi l'esempio del buon pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per cercare e salvare ciò che era perduto.
Figli e fratelli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumere gli impegni. Mi domando, volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri, come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi, nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento.
Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti al tuo Dio ordinario filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano del tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei suoi doni questi figli che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Yeah.
Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli. Noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e ricevano l'inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostiene tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici col tuo aiuto per formare il popolo sacerdotale che tu hai disposto in esso in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico, a Mosè e ad Arone, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che le seguivano nel grado della dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè, tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipe i figli di Arone nella pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te vittima senza macchia e rese partecipe della sua missione e i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto della nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiano fedelmente, o Signore, il ministerio del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il loro esempio guidino tutti ad un'integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga il confine della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà compimento nel tuo regno per Cristo, nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in spirito e in potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.
Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione.
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nella celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i nostri fratelli, oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa. Fa che siano fedeli dispensatori dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Pater noster qui es in celis,
Viaggio Signore di tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donane in te pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Beati invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Oh,
Preghiamo. Custodisce benigno, Dio nostro Padre, il gregge che è redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa, istituita dal suo Figlio, vi guidi, vi protegga con la grazia dello Spirito Santo, perché possiate adempiere generosamente la vostra missione di presbiteri. Amen. Egli vi renda nel mondo servi e testimoni della sua verità e del suo amore, e fedeli ministri della riconciliazione. Faccia di voi dei veri pastori che distribuiscono il pane e la parola a vita ai credenti, perché crescano sempre di più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.